Il settore sta diventando una vera e propria locomotiva del Made in Italy. Milano Beauty Week è proprio quel momento in cui possiamo farlo conoscere. È una manifestazione socioculturale che ha sede nella città di Milano, ma non solo. Quest'anno andremo anche fuori la città di Milano, ci saranno le fabbriche aperte di diverse aziende, ci saranno tantissimi eventi in città, oltre 300 eventi fra talk, atelier di bellezza, passeggiate olfattive, e avremo addirittura la possibilità di chiudere la manifestazione alla Scala domenica sera. La cosmetica attraversa le nostre vite, usiamo più di 8 cosmetici ogni giorno e fa parte di tutti noi, è diventato un vero e proprio bene essenziale. Attraverso Milano Beauty Week riusciamo a trasmettere proprio questi valori. Il settore da diversi anni viene trainato dall'export, dal Made in Italy che si sta imponendo fuori dai nostri confini e stiamo facendo conoscere i nostri cosmetici praticamente in tutto il mondo. L'anno scorso pensi che è stato il settore che all'esportazione è cresciuto di più, siamo cresciuti di oltre il 20%. Il 48% delle aziende cosmetiche sono localizzate in Lombardia e sviluppano il 67% del fatturato, quindi la percentuale del fatturato è rispetto all'Italia maggiore rispetto alla presenza, ancorché dominante. E se consideriamo soltanto le aziende terziste, il 75% delle aziende terziste sono localizzate in Lombardia. Per fare un esempio, la industria lombarda è leader nel settore del make-up, circa il 60% del make-up che viene consumato nel mondo viene prodotto in Lombardia, è un dato assolutamente forte. La Lombardia peraltro è in grande crescita anche dal punto di vista del fatturato, le esportazioni del 2023 rispetto al 2022 sono cresciute del 20,5% e sul mercato nazionale l'incremento del fatturato dell'industria cosmetica lombarda è dell'8,5%. Dati assolutamente incredibili che fanno della Lombardia uno dei distretti più importanti al mondo nella produzione di cosmetici. È un settore importante, più dell'1,5% del PIL nazionale è dato dal fatturato delle industrie cosmetiche, per dare un riferimento, e vengono impiegate più di 390.000 persone. È un aspetto importante che è quindi un'eccellenza italiana ed europea che va protetta dal legislatore. La Week sicuramente è una vetrina, mette in mostra, però bisogna avere qualcosa prima alle spalle per poter mettere in mostra. E questo è la capacità delle nostre aziende, i numeri che hanno saputo portare in tutti questi anni. Ho parlato di quanto siano cresciute le aziende in Lombardia dopo il Covid. Siamo passati dai 7 miliardi, 6 miliardi e 7 nel 2020 ai 10 del 2023 e oggi nel 2024 si prospetta una crescita a 11,2 miliardi, quindi dei risultati importanti. Quindi ecco, dietro a tutta la vetrina del Week c'è la sostanza delle imprese che crescono, che innovano, che investono in ricerca e sviluppo e che comunque hanno un occhio importante anche sul tema della sostenibilità, perché come ho detto prima, i prodotti delle nostre aziende sono rivolti a un target alto e quindi è un target che richiede che abbia tutte le caratteristiche che normalmente si chiedono, tra cui la sostenibilità. Per quanto riguarda invece le filiere, sì, noi siamo un paese assolutamente unico e nel giro di 80 km noi troviamo tutte aziende che riescono a coprire tutti i prodotti e tutti i mercati, che non vanno solamente dalla progettazione, dall'idea creativa, ma dalla realizzazione e si arriva anche fino al packaging e alla distribuzione. Questa è la grande forza dell'impresa cosmetica italiana, come lo è peraltro di tante altre aziende del settore, ed è quello su cui noi contiamo per continuare a crescere anche nei prossimi anni.